Sì. Ti impegnasti pure, per la verità, oltre a migliorare il tuo italiano, anche a imparare almeno altre due lingue, cose che devo dire che poi hai fatto. Sì, perché poi lì dall'università sono stato in Spagna, ho fatto un Erasmus, poi dall'Erasmus ho fatto un lavoro, ho iniziato a lavorare a Madrid per Greenpeace, ho vinto una borsa di studio in Campania e con questa borsa di studio, buona borsa di lavoro, con questa borsa di lavoro sono potuto andare a Madrid e lavorare per Greenpeace, dove lì ho iniziato la mia carriera, diciamo, nel marketing e nella comunicazione durante 5 anni. Cioè l'università e il fatto anche che sono riuscito ad avere una borsa di lavoro mi ha permesso poi poter avere un legame con la Spagna, dove lì ho iniziato a lavorare e ho imparato, come dici tu, bene, ho imparato bene lo spagnolo perché sono 13 anni che vivo lì, e poi ho imparato anche altre lingue, l'inglese perché bisogna parlarlo, e anche poi il portoghese per questioni familiari, perché una persona della mia famiglia parla portoghese. Quindi E dopo Grimbis? allora, lì sono stato 5 anni a Greenpeace, poi ho lavorato per un comitato delle Nazioni Unite, per la UNRWA, e poi ho lavorato 6 anni come manager ad Amnesty International, un'altra organizzazione. In pratica, diciamo, sono riuscito in 10 anni, anche se in Spagna c'è stata una forte crisi, come diciamo in tutto il mondo, sono riuscito, diciamo, a scalare un po', cioè sono partito dai piani bassi fino ad arrivare a un piano, diciamo, medio alto, no? Perché lì alla fine era manager, ero responsabile di più di un organico di 30 persone, e gestivo un budget molto alto, quindi avevo delle grandi responsabilità, anche delle scelte da prendere, no? In più c'era il valore aggiunto, che era per un'organizzazione che lavora nel no profit e per dei valori importanti, sì.